Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il Consiglio regionale della Toscana raccontato dalle nostre telecamere. In questa puntata andiamo ad analizzare l'ultimo consiglio che si è svolto proprio in questo fine maggio. Molti gli argomenti toccati, fra cui la commissione d'inchiesta sull'alluvione dello scorso novembre in Toscana. Questo ed altri argomenti nella nostra trasmissione andiamo a vedere quali saranno quelli che toccheremo oggi. Istituita una commissione d'inchiesta sui fatti alluvionali dello scorso ottobre e novembre in Toscana. Il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta sull'istituzione di un tavolo per il distretto conciario, vista la situazione di crisi. Trasporto pubblico locale, un focus su quello della provincia di Pistoia. Durante l'ultimo Consiglio regionale è stata istituita, attraverso voto unanime, la commissione d'inchiesta riguardante l'alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso ottobre e novembre 2023. Eletti presidente della commissione, l'attuale vicepresidente della commissione sviluppo economico e come vicepresidente della commissione d'inchiesta, l'attuale vicepresidente della commissione aree interne. Questi i commenti dei consiglieri in aula. Anzitutto voglio ringraziare i miei colleghi perché comunque è un'attestazione di fiducia sulla mia persona che davvero mi rende orgogliosa, ma da un lato mi responsabilizza anche molto. Sappiamo che il tema dell'alluvione è un tema centrale oggi non solo del dibattito politico, l'abbiamo visto in questi giorni quando continua una polemica che viene messa in piedi quasi quotidianamente tra il governo e la regione toscana, il presidente della regione che è anche commissario straordinario. Ecco, io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana, perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio idrogeologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire quei giorni che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme diciamo di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa commissione. Inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario, sicuramente una delle priorità è capire, anche alla luce delle polemiche di questi giorni, il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione. Questo credo che sia prioritario. Naturalmente, come ho detto prima, a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come diciamo si è potuti arrivare, se ci sono delle cause naturalmente al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente diciamo forti che si sono abbattuti su questa regione. Però ecco, per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse, ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte, è chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che è un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali ma anche di un fermo nella produzione, sono danni che sono anche inquantificabili, quindi occorre secondo me fare un focus su questi aspetti, quindi c'è una parte ambientale e una parte che invece riguarda più la parte organizzativa e di protezione civile e di lavoro della struttura commissariale. Intanto io sono soddisfatto e ringrazio i membri della commissione per avermi eletto vicepresidente segretario. Credo che la commissione, fortemente voluta da tutto il centrodestra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso, perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Lo stesso è successo a livello parlamentare, quindi credo che sia uno strumento utile a fare ulteriore chiarezza. Chiarezza che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita, o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Versilia e sulla costa i danni si sono sentiti e le richieste sono tante, tant'è vero che l'istituzione della commissione è allargata alle vicende non solo del 2 di novembre ma anche quelle dal 29 ottobre al primo di novembre, che fui io stesso a segnalare in particolar modo proprio sulla costa
a Torre del Lago, ma poi anche a Pisa. Ma il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni d'inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta, e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Il Parlamento toscano ha approvato durante l'ultimo Consiglio regionale a larga maggioranza anche la risoluzione sulle criticità del settore conciario che direttamente e indirettamente sostiene tutto il comparto moda regionale. Una risoluzione che fa seguito all'audizione delle associazioni dei rappresentanti datoriali del distretto conciario di Santa Croce e Ponte Aegola. L'atto di indirizzo votato impegna la Giunta regionale a fare in modo che vengano attivati strumenti e misure in grado di sostenere l'intera filiera, oltre a costituire un tavolo regionale sulla crisi del settore moda. Il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose: la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda, che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia, e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della regione, ma ci stanno anche competenze del governo. Favorevole per un tavolo su tutto il distretto moda, che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio, un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20%. Dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione che ha tantissime aziende e controterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della Giunta regionale, ma anche all'attenzione del Governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi.
La problematica della crisi di alcuni settori, tra cui la moda e il lusso, esiste e non è soltanto della Toscana, è di tutta Italia, anche internazionale direi, e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza. Ma c'è un aspetto qui in Regione Toscana che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione, che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo all'interno del quale territorio sono state causate uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al CEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Noi pensiamo che la Toscana nei secoli abbia prodotto bellezza e sicuramente la moda in generale, il distretto conciario in particolare, fanno parte di questa capacità straordinaria che è tutta Toscana di produrre bellezza e di portarla a giro per il mondo. Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponta Egola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dove smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dove smaltire, quando passa da Santa Croce o da Ponta Egola, il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Ponta Egola, deve avere comunque un approccio intervento a sostegno delle tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Durante l'ultimo Consiglio regionale si è anche parlato del trasporto pubblico locale, con un focus su quello che riguarda la provincia di Pistoia. L'assessore Baccelli, pur dandoci una risposta garbata come al suo solito, e dove c'è una notizia, ovvero sia nei prossimi mesi arriveranno 46 nuovi autobus in provincia di Pistoia, però sostanzialmente ha ammesso che da noi ci sono rilevanti problemi. Noi abbiamo evidenziato in particolar modo la tratta che da Quarrata va e torna da Pistoia, perché tanti autobus, ci viene segnalato dagli utenti, in particolar modo dagli studenti, quando vengono da Quarrata verso il centro della città, Bottegone sono già pieni, la gente rimane appunto a piedi. Poi c'è il tema dei ritardi e dei salti delle corse, perché questo importante, imponente accordo di servizio in realtà presenta dei limiti dal punto di vista finanziario e stanno venendo al pettine, riducendo al massimo la manutenzione dei mezzi e quindi con ricadute naturalmente sulla puntualità del servizio, il che evidentemente spinge tanti che possono trovare alternativa a riempire le strade di mezzi privati, ma i tanti invece come gli studenti e i lavoratori pendolari che non hanno mezzi propri purtroppo a fare conti con ritardi, disagi, e conseguentemente abbiamo proposto all'assessore di studiare anche la possibilità di organizzare per i bacini più grandi, perlomeno della periferia di Pistoia, nei collegamenti specifici, per esempio partendo direttamente da Bottegone da e verso la città, anziché appoggiarsi solo sulle linee extraurbane. È tutto da Cronache e Commenti. Ci vediamo come sempre ogni settimana sulla nostra emittente per andare a scoprire il dibattito che ogni Consiglio regionale si svolge all'interno del Parlamento toscano.